Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, benvenuti. È lunedì oggi, è lunedì 15 febbraio 2021, è lunedì. Mamma mia ragazzi, lunedì, che giornataccia, doversi risvegliare la mattina presto, poi per me uscire di fuori in questo congelatore ancora. E vabbè, 15 febbraio appunto 2021, i tempi passano, siamo arrivati alla metà di febbraio e stavo pensando che proprio in questi giorni praticamente scade l'anniversario di questa pandemia, dai primissimi contagi ufficiali arrivati sopra Codogno, praticamente sotto il bar di mio cugino Sergio, arrivarono i primi contagi di questa schifezza, veramente schifezza, che ci ha letteralmente che travolto come uno dei peggiori tsunami della storia. Allora ragazzi, oggi avete sentito più o meno la sigla di apertura, che sapete già benissimo che si parlerà di calcio oggi, di sport, di calcio chiaramente, perché c'è stata una giornata di campionato veramente interessante, c'è stata una giornata di campionato che potrebbe veramente essere molto molto indicativa, veramente la spartiacque per quanto riguarda il campionato, e ne andremo a parlare diffusamente, con calma e tutto quanto, e vediamo se in corso di trasmissione ci sarà una piccola sorpresa. Abbiamo l'intervento di Over, chiaramente, dove lui analizza le partite, anche lui le partite di sabato in modo specifico, e niente, dai, siamo pronti per cominciare ragazzi, io direi. Certo, personalmente vi dico una cosa, ci sono esattamente la bellezza di meno 12 gradi ancora, meno 12, meno 13, è stato un fine settimana tremendo, perché sabato ha fatto registrare dei picchi di meno 18, meno 19, ieri è stato altrettanto, meno 15, meno 16, meno 14, quindi temperature ancora molto fredde. Sinceramente, francamente, speravo dentro di me che stanotte facesse meno freddo, invece ahimè, la botta è ancora freddo. Oggi però sono previste finalmente l'aumento delle temperature, e quindi se riuscirò a riparare la mia vecchia macchinetta, la mia vecchia 600, insomma, ritornerò a usare la 600, almeno fino ad aprile, fino a quando poi avverrà ufficialmente il passamano. Nel frattempo sto usando appunto la mia nuova macchinina, la nuova 500 che abbiamo preso, che sembra che è una macchina che soffre il freddo. Nel momento in cui è uscito fuori freddo, sono usciti fuori piccoli problemucci, non cose gravi, però piccoli problemucci che un pochino mi lasciano da pensare. Evidentemente la macchina non è stata minimamente organizzata e preparata per il freddo intenso, anche se poi, ecco, si è comportata in modo assolutamente egregio. Allora ragazzi, che giornata di campionato è stata? Allora, innanzitutto diciamo una cosa fondamentale. Io avevo preparato una piccola martingaluccia con il mio socio Fabio, dando un po' delle opinioni, dando più o meno i risultati delle partite, quello che almeno mi immaginavo e pensavo che dovesse accadere, e a mia enorme insaputa praticamente cos'è successo? È successo che le ho sbagliate tutte, praticamente ho sbagliato tutte le previsioni delle partite, perché è un campionato questo talmente strano, talmente anomalo, talmente inconsistente, talmente sorprendente, che anche i martingalisti sono sempre colti di contropiede, al punto che alle volte mi ci lascia da pensare, ma poi dopo vedi come si sviluppano le partite e come si sviluppano i risultati e ti rendi conto che in realtà è tutto frutto un po' così, non dico del caso, perché per carità le squadre hanno un loro atteggiamento tattico, impostano la partita in un certo modo e tante volte viene alla fine rispettato, no? quel modo di stare in campo, quel modo di giocare. Certo che l'unica costante di questo campionato rimane la Roma, è l'unica squadra a essere coerente, a essere soprattutto delle squadre di testa, cioè a essere coerente con la sua storia di questo allenatore, di Fonseca, un allenatore veramente sui generi, un allenatore che in Italia, penso in Italia, il suo modo di fare calcio fa sicuramente bene, sicuramente può aiutare, e può aiutare anche tanto ragazzi, perché
bisogna essere corretti, bisogna essere con quello che si dice. Praticamente la Roma è una squadra che ha quel tipo di gioco particolarmente indicativo, quel gioco offensivo che si adatta con le piccole squadre. La cosa è diventata talmente viscerale, tra l'altro, all'interno della squadra, all'interno della convinzione proprio dei giocatori, che effettivamente scendono in campo in modo completamente diverso. Davanti abbiamo una squadra di una posizione in classifica, ok, sappiamo benissimo che la possiamo affrontare in questo modo, e l'affronta con un'autostima diversa, consapevole della propria forza, consapevole prima o poi di riuscire a mettere a posto la partita, di mettere a posto il risultato, cosa che invece non accade per quanto riguarda quando va a contare una squadra grande, una squadra importante, di cui proprio il tipo di gioco, il tipo di atteggiamento mi sembra aver messo un pochino la squadra, un po' la società, cioè soprattutto la squadra, ad avere un atteggiamento quasi timoroso, non lo so, come quasi si aspetta, come se fosse un esito già conosciuto in entrambi i casi. Ecco perché la Roma rimane sicuramente l'unica squadra a essere coerente, l'unica squadra che in un certo senso varrebbe quasi la pena di scommettere in anticipo, perché 9 volte su 10, anzi possiamo dire quasi 10 volte su 10, è quello che poi si verifica. Puntualmente anche ieri, affrontando una squadra molto fisica, una squadra molto difensiva, che appronta sul piano fisico proprio la sua forza difensiva, tutti i suoi atteggiamenti, tutti i suoi schemi difensivi, non c'è stata partita in pratica contro l'Udinese. La Roma ha subito dominato la partita in lungo e in largo in una maniera che è sembrata quasi imbarazzante effettivamente, tant'è vero che qualcuno dice come col Verona si sono scansati, perché poi dopo in Italia c'è sempre quella, come quella cultura del sospetto, no? Quella cultura è tutto. Comunque andiamo per ordine, ragazzi. Questo fine settimana c'è stato un cambio in prima classifica, anche qua mi sorprende sinceramente. La partita di ieri dell'Inter mi ha sorpreso per autorità con cui l'Inter è andata a vincere la partita. Ma andiamo per ordine. La prima grande sorpresa del fine settimana è accaduta subito con la sconfitta della Juventus contro il Napoli a Napoli. Certo, sicuramente qualcuno poteva pensare effettivamente che la partita poteva essere più difficile, poteva essere più complicata da parte del Napoli. Io dico una cosa, ragazzi, difficilmente negli altri sport accade una cosa simile. Cioè, noi abbiamo assistito sabato a una partita veramente surreale, perché non lo so, il Napoli è riuscito a vincere una partita molto importante per la sua classifica, per la sua storia di questa stagione, senza praticamente fare un tiro in porta. Cioè è riuscito a vincere una partita senza fare un tiro in porta. Cioè come si può in uno sport di squadra riuscire a vincere contro un avversario senza praticamente attaccarlo mai? Mi viene in mente in un certo senso un po' il judo, no? Che è l'unica tecnica, l'unica arte marziale in cui praticamente sfrutti la forza dell'avversario, anzi praticamente tu non colpisci neanche mai, tu non ti sforzi neanche mai, volendo nemmeno sudi nel judo, no? Sfrutti esclusivamente la forza dell'avversario con cui lui cerca di attaccarti, cerca di metterti in difficoltà. Ecco, praticamente la partita di sabato è successo che probabilmente la Juve non si aspettava un atteggiamento così tanto difensivo, così tanto rinunciatario, anche se vogliamo, da parte del Napoli, a starsene chiuso, compatto di dietro, e questo ha messo sicuramente in difficoltà la Juventus, che si immaginava forse di poter impostare la partita come un po' le ultime, no? Anche la scelta della coppia centrale, che dovrebbe essere tra l'altro la scelta titolare, no? I due difensori centrali più forti in questo momento che c'è la Juventus, quindi Chiellini ed Elite. Infatti non è un caso che proprio contro, prima volta in stagione che giocano insieme, e questo in qualche modo può avere anche, non dico condizionato, no? Però insomma, perché sapete, per una coppia di difensori centrali, quando si gioca a 4,
come gioca la Juve, l'affiatamento tra diciamo, nella coppia è fondamentale, è assolutamente fondamentale, perché i movimenti, l'intesa, la capacità di capire, ecco, io mi sposto, io rompo io la linea difensiva per andare a proteggere, io ti copro da dietro, cioè tutti questi movimenti, tutte queste cose, chiaramente se non sono proprio dei meccanismi perfettamente validati, no? Perfettamente simultanei, che avvengono a volte, ecco, con uno sguardo d'intesa, con un affiatamento, no? tutta la difesa ne soffre, ecco. Poi chiaramente sul fallo da rigore, ragazzi, c'è un intero da dire: rigore netto, assolutamente. L'unica cosa che un pochino mi dispiace è che lì è stato oggetto di critiche massacranti da parte dei social e quant'altro. Insomma, qui parliamo di un giocatore che, da quando era entrato lui, la Juventus aveva completamente cambiato marcia. Ecco, lui essendo un giocatore estremamente, diciamo, un difensore fatto in vecchia maniera, quello che, cioè, ragazzi, prima del VAR questo non sarebbe accaduto. Poi oggi con il VAR viene tutto chiaramente ampliato, giustamente, e viene tutto quanto, no, messo in risalto. Chiellini cercava con il braccio praticamente di proteggere l'uscita del proprio portiere, di tenere lontano l'avversario, e invece è andato a toccarlo nel volto, l'ha toccato al volto, ha toccato in faccia. Rigore, per carità, ripeto, ineccepibile, rigore che ci sta, però insomma, che noi dobbiamo massacrare un difensore come Chiellini, ritornato dal momento in cui è ritornato, insomma, la Juve ha completamente cambiato marcia, a me mi sembra chiaramente una tipica esagerazione da parte della gente, da parte dei tifosi, che praticamente si accontentano mai, dici, poi vabbè, poteva scegliere una coppia diversa, però ragazzi, ricomincia la Champions adesso, la Juve ha bisogno assolutamente di capire quale coppia centrale è quella più affidabile, ecco, sulla carta, insomma, Chiellini e De Ligt sono sicuramente i due difensori più forti, no? Più forti in questo momento, e quindi sono la coppia titolare, devono essere loro due, assolutamente, devono essere assolutamente loro due. Adesso, se è capitato questa cosa, insomma, adesso andare addirittura a massacrare Chiellini in questo modo mi sembra sicuramente esagerato. Dopo che succede? Una volta che il Napoli, tra l'altro bravissimo Insigne, ci vuole anche una gran personalità a ripresentarsi dopo il rigore sbagliato in Coppa e nella finale, dove è stato letteralmente massacrato giustamente da tutti, anche perché, ragazzi, era il terzo rigore che sbagliava contro la Juve. Una volta che il Napoli è passato chiaramente in vantaggio, diciamo, quella, la loro strategia, no? Cioè il loro piano per la partita, chiaramente ha assunto forme sempre più chiare, ovvero una volta che tu vai in vantaggio puoi ancora di più ritrarti indietro e cercare di giocare di ripartenza, di coprirti bene e cercare di giocare in questo modo. È chiaro che è andato tutto quanto, diciamo, amplificandosi, no? Ecco, per così dire. E chiaramente così, insomma, però vedete quanto è difficile alle volte riuscire a distinguere, no? la prestazione dal risultato. Cioè, io la partita l'ho vista ben bene, l'ho vista concentrato, e io devo dire che la Juventus ha fatto la prestazione, l'ha fatta, ha costruito tante azioni da gol, Ronaldo si è mangiato almeno tre gol, certo non sempre si può essere in forma, non sempre si può essere così, capita a volte dei periodi di appellamenti in una stagione dove si gioca ogni tre partite in questo modo qua. A questa squadra manca Dybala, si vede che nel momento in cui deve giocare contro una squadra che gioca schierata dietro, chiudendo tutti gli spazi, si sente che manca quel giocatore in grado di dettare l'ultimo passaggio, no? Che ha quella giocata di fantasia che rompe un pochino gli schemi, perché la Juve è vero che ha giocato tanto in orizzontale, con delle giocate anche sicuramente prevedibili, però è anche vero che ha costruito 4-5 azioni da rete, Berretta è stato il migliore in campo, quindi, cioè, la prestazione la Juve l'ha fatta. E il fatto che non sia riuscita, che abbia perso la partita, è più che altro una casualità, dovuta al fatto che, certo, demerito loro che non sono riusciti a far gol, questo è chiaro,
però ce la devo giudicare, così diciamo, se fossi l'allenatore della Juve, fossi Andrea Pirlo, devo giudicare la prestazione della mia squadra, posso essere soddisfatto. Però è mancata chiaramente quella cattiveria, è mancata quella voglia di vincere sotto porta, cioè quella cattiveria che purtroppo si vede soprattutto nei primi minuti, nel momento in cui tu approcci la partita. Probabilmente mi sembra anche che molto spesso le squadre sono anche vittime un pochino di quello che cioè dell'atmosfera, dei commenti, di quello che si sente prima della partita. Perché la differenza anche di prestazione, cioè l'atteggiamento di cui scendono in campo le varie squadre, mi sembra effettivamente quasi molto molto frutto di questo. La Juve, cioè, venivamo da un Napoli in crisi, quindi cui la figura dell'allenatore era strettamente, no, in crisi nera, che rischiava addirittura l'esonero. La Juve veniva lanciata da risultati seri consecutivi di vittorie senza prendere gol. Allora ti viene da dire, il Napoli con quella difesa, ma figurati un po', sai quanti gol incasserà? Ha perso in Coppa Italia malamente contro l'Atalanta. La Juve con quella difesa non prenderà sicuramente gol. Insomma, alla fine è uscito fuori l'esatto opposto, cioè segno anche che ogni partita fa storia a sé. È chiaro che il risultato, tra l'altro, poi non so neanche da un punto di vista, diciamo, della Juventus che cosa sia stato meglio. Il fatto che il Milan, subito dopo il Milan giocava contro lo Spezia, no? Anche qua, per esempio, è un esempio proprio chiaro, netto delle motivazioni. Lo Spezia cambia società, vede un presidente nuovo, una proprietà nuova, è chiaro che da parte di tutto l'ambiente, oltre che esserci, no, un'aria fresca, un'area di rinnovamento e quant'altro, ma c'è anche la voglia da parte dei giocatori anche di mettersi in mostra, no? Di farsi vedere, di farsi scegliere, di guadagnarsi, per così dire, il contratto, perché noi sappiamo che quando in qualsiasi azienda, quando cambia la società, una delle prime cose che fanno è che cambiano un po' tutto, chiaramente, no? Che cambiano i dirigenti, cambiano la gente di comando, ci mettono la gente che chiaramente decidono loro, la nuova proprietà. E quindi chiunque è attraversato da quell'ala, da un lato di entusiasmo, da un lato di preoccupazione, ma soprattutto di quella voglia di fare, di mettersi in mostra. E questo ne ha reso una partita estremamente vibrante da parte dello Spezia, dove il Milan sicuramente è stato colto di sorpresa da questo atteggiamento estremamente aggressivo che ha avuto la squadra, che non ha mai smesso un attimo di giocare, che ha messo in difficoltà il Milan dall'inizio alla fine, e che, complice anche un grandissimo Donnarumma, ha capitolato soltanto nella fase centrale del secondo tempo. Sconfitta sicuramente meritata. Adesso non so se la fatal Spezia potrà essere come la fatal Verona per quanto riguarda il Milan. Certo è che la sconfitta è stato un brutto colpo di arresto, che infatti ha perso la testa della classifica. E per la Juve, paradossalmente, non ha perso punti nei confronti del Milan, però ne ha persi tre nei confronti dell'Inter. Quindi non sarà facile, tra l'altro poi con la certezza magari di poter vincere, magari la partita di recupero contro il Napoli non ce l'ha più, visto che ha perso, no? Quindi anche questa è sicuramente una cosa assolutamente da non sottovalutare. Insomma, ci sono effettivamente tante piccole sfaccettature da controllare, da fare. Certo, quello che non capisco da parte di Pirlo è questa testardaggine del voler per forza far giocare Rabiot, nonostante tutto, che può essere anche un giocatore, un buon centrocampista, a me mi sembra totalmente inadatto su questa Juve per come vuol giocare Pirlo, anche se le ultime partite non le ha giocate male, però non lo so, Rabiot non ce lo vedo io in questa Juve. Avrei visto molto meglio McKennie in quel caso lì, un incontrista magari dal punto di vista qualitativo inferiore a Rabiot, però dal punto di vista di corsa, della dinamicità, sicuramente molto più efficace, no? Con il recupero palla e quant'altro. Quindi certo, probabilmente questo è un pochino rovinato, no? Diciamo, i piani di De Laurentiis, fatto di questa vittoria da parte del Napoli, che magari si pensava già che si potesse cambiare allenatore
e quant'altro. Ecco, però segno che questo ci fa capire ancora una volta di più che la squadra è sicuramente col suo allenatore, ecco, il rapporto che Gattuso ha costruito con i suoi giocatori è un rapporto molto molto forte, fatto di fiducia e quant'altro. Quindi la partita, per carità, il Napoli l'ha meritata per la voglia, per l'atteggiamento, tutto quanto. Ne è uscita fuori una partita strana, veramente veramente strana e insolita, anche, soprattutto anche quella del Milan. Insomma, noi abbiamo assistito a un sabato enormemente inedito, no? Cosa che invece non è stata domenica, perché domenica, ieri, è stata una giornata bene o male in linea con le previsioni. Bene o male, insomma, perché la vittoria dell'Inter non è sicuramente una sorpresa, ci mancherebbe altro. Personalmente mi ha stupito, ecco, diciamo così. Adesso andiamo velocemente in pausa, oggi sarà una puntata un po' snella, ragazzi, perché ci sono parecchi interventi, ecco, c'è l'intervento di Over e quant'altro. Adesso andiamo ad ascoltare questa canzone che non ascoltiamo da un po' di tempo, e alla rientro potrebbe esserci una sorpresa, quindi rimanete lì, non andate via. Eat
io cavo. Buongiorno amici di Radio Carro, Maurizio in trasmissione mi ha chiesto di farvi un saluto, come vedete io sono sempre disponibile, anche perché Maurizio sinceramente è già quasi 3 ore buone che ci stiamo sentendo, scambiando messaggi, opinioni su tutto e su niente. E che dire, preparatevi perché siamo pronti per un'altra diretta che vedremo se fare stasera, domani sera, comunque sia, vi aggiorneremo per tempo, vi terremo informati, no? Che dire, le dirette sono le cose che ci piacciono di più, che ci divertono di più. Vi avevo promesso che sarei tornato in pianta stabile, ragazzi, ancora un pochettino di tempo, abbiate pazienza, pazientate, perché sto sistemando le ultime 2-3 cosine, poi e poi niente, poi sono di nuovo dei vostri come prima a farvi diventare matto, va bene? Cosa che Maurizio dice raramente, seguiteci sui social, io sapete, ve lo ripeterò all'infinito, Facebook, Instagram, Twitter, sul nostro sito internet www.radiocarro.sismonet.com e la nostra mail radiocarro@gmail.com. Ragazzi, vi auguro buon inizio settimana e come sempre a testa alta e spalle dritte. Ciao, bye! When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turn it dust to gold, and we'll dream impossible. Hey ragazzi, che bella sorpresa da parte di Roby nostro. Eh sì, stamattina anche lui si è alzato molto presto, il lunedì comincia sempre molto presto a lavorare. In effetti fa fatica a registrarti degli interventi, anche perché Roby giustamente vuol fare le cose fatte bene, non vuole far sentire sotto il rumore del camion, vuole fare un lavoro fatto giusto, insomma vuole montare dei file in modo corretto, no? Un po' come li fa Over, giustamente. E quindi è chiaro che per lui è molto più difficile, no? Per quanto riguarda invece magari quello di Over, che la sera è a casina, tranquillo da solo, e si mette lì, registra, passa il file ad Alberto, il quale poi il nostro tecnico ci monta sulla musica, diciamo fa dei buoni lavoretti. Ecco, per Roby la cosa diventa molto più, più problematica, ecco. Ragazzi, dicevamo della giornata di ieri, cominciamo dalla Roma, che è la partita che poi dopo, tra l'altro quando si gioca a mezzogiorno e mezza è insopportabile per me, almeno per me personalmente in questo orario, perché sapete io lavoro anche il fine settimana, anzi quando lavoro nel pane in questo momento si lavora di più il fine settimana, no? Per cui alla fine non dormo, non vado praticamente a dormire, perché sennò altrimenti non riuscirei a alzarmi e andare a vedere la partita. Quando ci sono partite molto importanti a mezzogiorno e mezza, purtroppo mi si rovina un pochino tutta la giornata. Questo è un orario balordo, noi sappiamo che è stato fatto esclusivamente per, diciamo, per i paesi orientali, ecco, per far vedere le partite a quegli orari, a quei paesi dove a quell'orario, insomma, praticamente l'orario di punta, perché poi sarebbe la sera in Cina, no? E la Roma, dicevamo, è l'unica squadra che rimane coerente un po' alla sua storia, coerente a quello che è, no? A quello che è la squadra. La cosa che sorprende della Roma, vedete, con le piccole squadre, uno dice perché va così tanto bene con le piccole squadre, perché la Roma c'ha degli schemi molto molto ben precisi. Nei primi minuti attaccano con tanti uomini, no? Prendono possesso del gioco, prendono possesso del campo, fanno girare bene il pallone e schiacciano la squadra avversaria nella loro area di rigore. A quel punto lì vengono attaccati in massa,
da tutti i giocatori, dagli inserimenti dei giocatori, che fanno dei movimenti senza palla che costringono in questo modo ad andare nell'uno contro uno costantemente nelle marcature gli avversari, no? La difesa avversaria. E quando un giocatore si inserisce da dietro, così velocemente come nel caso del gol di Veretout, il primo gol, ti perdi la marcatura. Vai in crisi, perdi la marcatura, anche perché perdi le distanze e automaticamente ti ritrovi ad avere un'occasione davanti alla porta per fare gol. Questo accade soprattutto nei primi minuti, in cui la Roma cerca nei primi minuti di... Ieri per esempio facevano una statistica, no? Nei primi tempi la Roma sarebbe prima in classifica, quindi pensate un po', no? Proprio per questo suo atteggiamento molto aggressivo. Ecco, una volta sbloccato il risultato e la Roma un pochino, no, si abbassa lasciando un po' di campo agli avversari, dopo negli spazi aperti, in campo aperto, con la qualità che ha davanti, diventa una squadra irresistibile, ma diventa anche bella, anche una squadra bella da vedere. E quello che colpisce è proprio questo, cioè la capacità di, tra virgolette, di non fallire nei questi appuntamenti importanti contro queste piccole squadre. Poi mi direte, perché con le grandi squadre non riesci a replicare, no, questo atteggiamento e questo gioco? Perché chiaramente le grandi squadre non te lo consentono, non ti consentono di riuscire a massacrarti, no? Cioè a inserirsi dentro l'area di rigore, attaccare così tanto in massa, di riempire l'area di rigore con così tanti giocatori. Perché? Perché tu sai benissimo che nel momento in cui tu perdi palla sei soggetto alla ripartenza avversaria, che le squadre di qualità, avendoci appunto più qualità, va in difficoltà. Ecco, poi pensate un po' che la partita contro la Juventus, la Roma ha fatto sempre la partita, ha giocato meglio della Juventus, la Juventus si è portata avanti due volte, tre volte, ha fatto due gol e ha preso la traversa. Ecco, vedete, uno dopo riguarda anche l'efficacia, però le piccole squadre non hanno in avanti Cristiano Ronaldo. No, questa mi sembra una cosa comprensibile, mi sembra una cosa tanto chiara, ecco, e lì chiaramente te va in difficoltà. La Roma in realtà cosa dovrebbe fare per diventare una squadra importante, una squadra eventualmente anche da scudetto? Dovrebbe fare, ragazzi, due cose. Allora, o bisogna che l'allenatore riesca anche a capire come riuscire a giocare con un atteggiamento, se vogliamo, no? Un pochino anche più provinciale, no? Ad avere un atteggiamento più guardingo, più di copertura, più tranquillo, se vogliamo, oppure deve migliorare la qualità, la sua qualità nella rosa, perché è chiaro che la Roma è una squadra che ha buona qualità, di giocatori molto giovani, quindi ieri ne parlavo anche con mio socio, cioè dei giocatori giovani di qualità, quindi molto molto interessanti, eccetera, però chiaramente la squadra va migliorata. Ecco, se quest'estate riesce a fare una campagna acquisti mirata, giusta, intelligente, mettendo più qualità, con il gioco di Fonseca sicuramente si riuscirebbe a essere anche più efficaci, a ottenere qualche punto in più con le grandi squadre. Allora a quel punto lì in effetti diventi una squadra da scudetto, perché se tu con le piccole squadre le batti sempre, immaginatevi voi, ragazzi, la Roma in questo momento si trova a 7 punti dalla prima classifica. Immaginatevi questa squadra con, se già diciamo che avesse pareggiato i suoi scontri diretti, gli dai un punto con il Napoli, gli dai un punto con l'Atalanta, gli dai un punto con la Juventus, gli dai un punto con la Lazio. Immaginatevi voi adesso cosa sarebbe questa squadra solo con i pareggi. E questi risultati, questi punti, così tanti punti in classifica, si ottengono appunto con le piccole squadre. Perché se da un lato è vero che i tre punti magari ottenuti contro la Juve sono gli stessi tre punti ottenuti contro l'Udinese, questo sicuramente è vero dal punto di vista di classifica, però è anche vero che tu così, vincendo lo scontro diretto, li togli agli altri. Perché non è soltanto il fatto che tu chiaramente, no, tu giochi contro la Juventus, allora dici, cavoli, ecco, gioco contro la Juve, perdo tre punti, e dici, però magari tre punti li recupero la partita dopo, ecco, contro l'Udinese. Sì, però in realtà se tu batti la Juventus, tu gli togli tre punti a loro,
Quindi capite un po', no? Che differenza che c'è. Voi provate un po' a togliere 2 punti alla Lazio e a dare 1 punto di più alla Roma, perché magari avresti soltanto pareggiato con la Lazio, altrettanto con l'Atalanta, altrettanto con la Juventus, ti saresti reso conto che la Roma sarebbe stata sicuramente più avanti. Ecco, è lì che la Roma sicuramente deve migliorare, ma deve migliorare anche il suo allenatore, che mi sembra essere estremamente, ma proprio estremamente radicato nelle proprie idee, estremamente convinto, ed non riesce in realtà a portare la squadra ad effettuare un gioco diverso, a fare un gioco più attendistico, no? Contro le grandi squadre, un gioco così, cioè, che a un certo punto, anche se non riesco a vincere, perché magari gli avversari sono troppo forti per me, hanno qualità diverse e quant'altro, magari con un atteggiamento bello coperto, ecco, tipo il Napoli, ad esempio, magari riesco a pareggiare e così non do punti agli avversari, quelli che mi scontro diretti, anche perché lo sappiamo, in caso di arrivo a pari punti, la Roma sta dietro. Se arriva a pari punti con la Lazio, lo scontro diretto qualifica la Lazio in Champions League. E non la Roma. Se arrivano entrambe quarte, ci va la Lazio in Champions, perché ha vinto lo scontro diretto. Ecco, questo sicuramente è il grande tallone di Achille da parte del, più che altro del suo allenatore, perché è proprio il suo allenatore che non riesce ad avere, a cambiare questo atteggiamento. Però ragazzi, con le piccole squadre la Roma è uno schiaccia sassi, e lo ripeto, è anche bella da vedere, paradossalmente è anche bella da vedere. Cui la volta che va in vantaggio, bella, c'è delle belle trame di gioco, una partita non risulta mai noiosa, no? Fino a se stessa, anche quando la Roma amministra, proprio perché ha questo atteggiamento. Poi c'è questa sconfitta della Fiorentina di misura contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, che non fallisce mai, non ci smentisce mai, grande Claudio. E poi c'è questa vittoria dell'Atalanta di misura ottenuta a Cagliari, vittoria sicuramente molto molto importante. Dispiace un po' per Di Francesco, sinceramente, che non riesce a vincere la partita, addirittura perde queste partite sempre per pochissimo, proprio arriva lì e lì e poi boom, gli succede che gli arriva la beffa e la perde. Dispiace un po' per Di Francesco, ecco, sinceramente, un pochino per lui mi dispiace tanto. E poi da lì arriviamo alla partita della serata, la partita di Inter-Lazio, che Inter-Lazio mi ha sorpreso, ragazzi. Che cosa? La maturità dell'Inter, la maturità, cioè la convinzione di dire faccio giocare la Lazio, la faccio girare il pallone, io me ne sto chiuso compatto lì dietro, marco ben bene io i miei giocatori, e in questo modo convinco la Lazio a portarsi sempre più avanti, sempre più avanti, e poi dopo in contropiede puff te la colpisco. Cioè è stata una partita estremamente copia, sembrava proprio un copia e incolla di Juventus Roma, identica praticamente. È stata una Lazio che fa la partita, che fa un gran possesso palla, che fa 3 volte il numero di passaggi ottenuti invece dall'Inter, la quale si mette dietro con le linee chiuse compatte e poi riparte in contropiede, sapendo benissimo di avere un giocatore lì davanti che praticamente risulta immarcabile. Lì magari possiamo veramente prendercela un po' con Simone Inzaghi, perché ha messo Acerbi a sinistra quasi a spingere, ci ha messo Wood come difensore centrale, lasciandogli la marcatura su Lukaku, che è sempre andato in difficoltà. E questo è sicuramente vero, qua è stato un errore veramente grosso da parte di Inzaghi, ma un errore che fa spesso, ragazzi, nel momento in cui lui non c'ha Luis Felipe, non c'ha Radu. Inzaghi fa giocare Acerbi sempre da un lato, destro o sinistro che sia, in generale più a sinistra che non a destra, evidentemente pensa che la spinta che può dare Acerbi è molto, molto importante, evidentemente ritiene che sia più importante questo che non invece tenerlo in difesa, in marcatura, probabilmente. E pensate, possiamo dire alla fin dei conti che l'Inter è l'esatto opposto della Roma. È una squadra che si trova molto bene a suo agio proprio per il tipo di atteggiamento tattico che ha contro le grandi squadre. Infatti, a parte il Milan, gli scontri diretti praticamente è sempre andata bene, se a parte magari il pareggio con la Roma, che poi tra l'altro ha avuto alla fine, altrimenti avrebbe potuto vincere anche quella partita lì.
proprio per il suo tipo di atteggiamento, che si, chiaramente è uscito fuori ieri in modo chiaro e ben preciso, e poi va in difficoltà alle volte contro le grandi, contro le piccole squadre. Perché? Perché riuscire a far gioco da parte di Antonio Conte, che predilige una squadra molto più muscolare, no? Molto più di, preferisce un pochino più di incontristi che non invece costruttori di gioco, è chiaro che questa cosa così la frena molto. Quindi se noi pensiamo che il campionato in un certo senso sia già in una certa direzione, ci sono dei punti di distacco ormai nei confronti della Juventus, c'è lo scontro diretto contro il Milan domenica prossima, qualora l'Inter magari dovesse vincerlo contro il Milan già andrebbe, potrebbe prendersi già una fuga e 4 punti di vantaggio. E se da lì noi andiamo a pensare che il campionato sia finito, no ragazzi, assolutamente no, per due ragioni. Uno, perché questo è un campionato estremamente anomalo, estremamente strano, estremamente anomalo, perché non c'è il pubblico, insomma tutti i motivi che sappiamo e che sinceramente non mi piace molto, perché veramente vedi tanti errori soprattutto in fase di costruzione da parte delle squadre, errori tecnici veramente banali che ti lascia anche da pensare come sia possibile che certi giocatori così forti, che hanno tutta questa qualità, magari commettono degli errori così tanto grossolani, no? Ecco, e questa imprevedibilità sicuramente al pubblico piace, diciamo al pubblico medio. Uno è per questo, chiaramente. Secondo, per la difficoltà che ha a giocare contro le piccole squadre, perché l'Inter i punti l'ha persi proprio contro le piccole squadre. Quindi è chiaro che è la favorita numero uno, è chiaro che ieri ha lanciato un grosso segnale, chiaro e preciso, al campionato. Sarà molto difficile per il Milan e per la Juventus riuscire a tenere testa a quest'Inter, questo sono pienamente d'accordo, però è anche vero che, altrettanto vero che un campionato così particolare, la trappolona, la buccia di banana è dietro l'angolo, spesso e volentieri ti capitano partite tra virgolette strane come quella di Napoli da parte della Juve, in cui riesci a perdere la partita senza che gli avversari in realtà ti tirano in porta, cioè vedete, no? Ecco, davanti a tutte queste considerazioni e queste situazioni, logicamente fare un quadro di lettura chiaro e preciso diventa sicuramente più difficile. Un'ultima cosa, certo che quando Conte vince te lo ritrovi bello, tranquillo, pacato nelle sue risposte, no? Poco polemico e quant'altro. Mi sono piaciute le dichiarazioni che ha fatto su Eriksen. Ecco, se lì riesce veramente proprio a far entrare Eriksen nei suoi schemi, nelle sue grazie, allora l'Inter avrebbe anche quel valore aggiunto in più che gli è mancato, soprattutto contro le piccole squadre che si abbassano molto e che coprono tutti gli spazi. Ecco, con squadre di questo tipo, con atteggiamenti tattici di questo tipo, hai bisogno di giocatori come Eriksen che siano capaci di dare l'ultimo passaggio, che diano quell'imprevedibilità, che diano quella fantasia, no? Di cui effettivamente l'Inter, per come è strutturata, non è una squadra che in realtà non c'ha. Ecco, se recupera Eriksen sicuramente lo fa entrare in pianta stabile, probabilmente diventa un valore aggiunto. Io vi dico, il campionato da ieri ha una nuova capolista, quindi ha una, cioè comincia ad avere una direzione, scusate, chiara e ben precisa. Su questo siamo pienamente d'accordo, però ripeto, non pensate che sia finita qua e non pensate che adesso in poi sia una cavalcata trionfale verso la fine, amici interisti, non pensate questo, perché è un campionato talmente strano, talmente anomalo, che ripeto, la partita strana è dietro l'angolo, ti può capitare benissimo, ecco, come il Milan che ti va a perdere sonoramente prendendo due schiaffi, ne potevano essere di più, contro lo Spezia, neopromossa, che normalmente non sarebbe dovuto minimamente accadere, insomma. È chiaro che lì hanno fatto felice i bookmaker, perché io penso che in pochissimi hanno dato la vittoria dello Spezia contro la capolista, insomma,
Poi nel calcio, vedete il calcio quanto è bello, quanto è imprevedibile, perché il calcio rimane sicuramente lo sport più bello, più amato e più seguito nel mondo, proprio perché non c'è niente di scontato, ragazzi, non c'è mai nulla di scontato. Io il calcio lo definisco un po' quantistico, per così dire, non c'è mai una legge chiara, no? Delle regole, cioè può sempre capitarti di tutto di più. Nel calcio abbiamo visto veramente proprio di tutto e non smettiamo mai di stupirci, e lo definisco un po' come il poker, no? Ecco, come che non sei mai sicuro di vincere la partita, finché l'arbitro non fischia la fine può capitare di tutto. Gli italiani, tra l'altro, ce lo ricordiamo bene, abbiamo perso un europeo, abbiamo perso un europeo per pochi secondi dalla fine, nel giro di 10 secondi prima eravamo i campioni d'Europa, un minuto dopo abbiamo preso 2 gol, col golden goal tra l'altro, e siamo stati, abbiamo perso l'europeo nel giro di pochissimi minuti. Ecco, queste cose qua si possono attribuire effettivamente soltanto al gioco del calcio, no? Non esistono altri sport così. Il tennis per molte cose è imprevedibile, questo sì, perché il tennis non prevede il pareggio, però effettivamente quando una squadra, cioè quando un giocatore è molto, è il numero uno del mondo, gioca contro il numero 100, la sorpresa può capitare, ma sono molto 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 più rare invece di quante, non solo quelle del calcio, che invece sono completamente diverse, ma completamente diverse. Io direi che per oggi è tutto, per il momento, almeno dalla mia parte. Adesso noi ci andiamo ad ascoltare il commento di Over, la sua analisi della giornata di sabato. Per il momento è tutto, noi ci sentiamo domani, vediamo se, come ha detto Robby, se possiamo fare la diretta o meno. Quello dipende da me, ragazzi. Purtroppo il colpevole negli ultimi mesi, se, delle poche dirette che si fanno, è più che altro colpa mia. Sapete, o per i bambini che non riescono magari ad andarmi a dormire, o perché io la sera sono indaffarato, infaccendato con le pratiche che devo fare continuamente, no? Quanto riguarda la morte di mia madre e quant'altro. Sicuramente domani ci porteremo a parlare un pochino più, così, più di attualità, no? Soprattutto per quanto riguarda il governo, è stata fatta la scelta dei ministri da parte di Draghi, insomma le considerazioni sono tante da dire. Qui si è stato prolungato il periodo di lockdown fino al 15 di marzo, e insomma le notizie sull'attualità ne sono veramente veramente tante. Quindi noi ci sentiamo, ripeto, ascoltatevi adesso subito dopo l'intervento di Over, mi raccomando, noi ci sentiamo sicuramente domani. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, fate i bravi, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Mi raccomando, e a dopo allora, a più tardi, a domani, ciao a tutti! Radio Carro, la radio che spacca. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento dedicato allo sport. Oggi parliamo di sport, ovviamente, parliamo di queste due partite che ho visto e che commenterò. Una è la partita del Napoli e una è la partita del Milan. Partiamo con il Napoli, Napoli-Juventus. Cosa dire? Un bel Napoli. Non credevo che Ringhio dasse questa carica a questi ragazzi. Veramente una partita giocata bene, con la testa, concentrati in campo, tanto dire che è stata 90 minuti di intensa partita è dir poco. Io ho visto una Juventus, mi dispiace, in alcuni tratti veramente deludente, ma la cosa che innanzitutto sarò breve,
due partite, i minuti sono, non dico che sono obbligatori a dare un commento di minutaggio eccessivo, però voglio essere breve, vorrei essere breve nel commento. E cosa dire? Parlavo della Juventus. A me dispiace vedere certi atteggiamenti di professionisti che, dopo aver subito un fallo, una spinta o quant'altro, che ci si alza, in questo caso parlo di Chiesa, che va direttamente dall'arbitro e va a bordo campo, si va a lamentare con la panchina, con il quarto uomo, per delle cose inutili. Sono inutili. Il gioco del calcio è così: si spinge, si ruzza, sempre con la testa, però più di una volta c'è questo, proprio questa brutta come posso dire, questa brutta abitudine di continuare a lamentarsi. Io vi ricordo una cosa: il mito, il grande Diego Armando Maradona, prendeva calci, spinte, non si è mai lamentato. Voi guardate, provate ad andare sui vari social o su YouTube a vedere quanti falli subiva Maradona. Non si è mai permesso di alzarsi, lamentarsi, o è così il calcio, lo sappiamo. Quindi anche la cosa ancora più brutta che ho visto a fine partita, la prima cosa che ha fatto il mister Pirlo è andare subito dal direttore di gara a lamentarsi, lì c'era fallo, quello non l'è dato. Signori, ci sono un direttore di gara in mezzo al campo, ne abbiamo tre a bordo, che sono i due direttori di fascia più il quarto uomo, e addirittura abbiamo la VAR che monitora attimo per attimo, neanche minuto per minuto, attimo per attimo ogni minima azione. Quindi se ci fosse veramente la necessità di intervenire comunicando al direttore di gara, questo parlo dalla parte del VAR, di un comportamento o di un qualcosa fatto non da sanzionare, sarebbe intervenuto, sarebbero intervenuti in questo caso sia il VAR sia il direttore di gara. Quindi quando vado a vedere queste cose che fanno i giocatori della Juve, mi dispiace, ma non mi ha fatto veramente arrabbiare. Non è modo, lo sappiamo che è così. Il bello del calcio è anche questo, non quando viene fatto diciamo quelle azioni cattive, che si interviene magari volontariamente, andare a colpire una gamba o il braccio. Però succede, c'è un direttore di gara, se c'è la necessità di interrompere il gioco per dare un fallo, una punizione o qualcosa, è giusto che sia qui. Però ripeto, non mi è veramente piaciuto, cioè su questo lato qua no, mi dispiace, non condivido assolutamente le azioni intraprese nella Juventus su queste cose che avvengono in campo. Da dire bravo Chiellini, però guardatelo come interviene sempre tante volte male. Ho visto anche in aria che sbraccia e poi si cioè ci sono delle regole, le regole vanno tenute. Quindi può capitare che si vada a toccare il pallone con il braccio, la spalla, però se vedete proprio l'azione di Chiellini, cioè, si alza cercando di andare a colpire la palla, sbracciando in maniera veramente plateale. Vabbè, faccio i complimenti, rinnovo i complimenti a questa squadra, a Napoli, per come ha giocato veramente bene. A una corazzata come la Juventus, che ha una panchina che praticamente non parliamo dei primi 11, è già salto, diciamo,
la validità di questi giocatori, ripeto, questa corazzata, perché è una corazzata con i giocatori che ha, non riesce, fa un brutto gioco, cioè non mi è piaciuta, come si dice, dall'A alla Z, dal comportamento alla mentalità, al modo di giocare. Sì, c'è stato qualche sprazzo di Cristiano Ronaldo, però vi ripeto, ciò che ho visto mi ha deluso, mi ha deluso da parte di questa squadra. Beh, passiamo avanti. Ieri sera ho visto la partita Spezia Milan. Cosa dire? Ma io, lo sapete, sono filo milanista, ma prima sono uno sportivo. Io faccio veramente i complimenti a questa squadra. Sapevo, ho già visto in altre partite giocarla, però ieri sera veramente mi ha veramente impressionato. Gioca un buon calcio, lo gioca a viso aperto, senza paura, è ottime. Quello che mi fa veramente piacere di questo Spezia qua è che hanno sempre, ma sempre, sul portatore del Milan avviene sempre il raddoppio di marcatura. Ma la cosa che mi fa ancora più specie è che riescono sempre in quella partita che ho visto a mantenere le posizioni, che è una cosa che mi è piaciuta di questa Spezia qua. Dal loro capitano, ho visto che è intervenuto più di una volta parlando col direttore, sempre con riguardo metodo e testa. Questa è una cosa che mi ha fatto veramente piacere. Un buon reparto offensivo e dei centrocampisti, portatori di palla, e sempre testa alta, palla giusta, cioè palla giusta nel senso il passaggio al proprio compagno viene fatto senza mandarlo in difficoltà. Questa è una cosa che anche sullo stretto giocano bene, palle lunghe poche, solo sul cambio campo, sul cambio gioco, bellissime le azioni che fanno con il classico 1-2, quel dai e vai. No, mi è piaciuto. Sul Milan cosa devo dire? Mi ha deluso, vi ripeto. Ieri sera mi sentivo più tifoso del Spezzino che milanista, perché quando vedo una squadra che gioca così bene, con quei tipi di giocatori, che non ha i grandi campioni, non hanno i fenomeni, ma ti gioca con quell'intensità, con quella voglia di vincere, e tutto quello che ci si può mettere nel mondo del calcio, mi ha fatto veramente piacere. Ieri sera quello che forse è mancato al Milan, qui non ci sono scusanti, come si dice, non mi arrampico sui vetri, l'assenza di Calabria. Ieri sera non mi è piaciuto il difensore di fascia destra, adesso non mi viene in mente il nome, immaginate come sono filo milanista, non mi ricordo neanche il nome del giocatore, perché non sono così pazzo per il Milan. Sono pazzo per il buon gioco, un pazzo sportivo. Mi ha deluso Ibrahimovic, si vede che ha qualcosa che non va, non so se non corre, quando c'è da stoppare la palla lo fa con difficoltà. C'è anche da dire che lo si vede anche in fase difensiva, quindi cosa dire, mi sono piaciute alcune azioni di Leao e di Teo, quello sì, però un Milan deludente. Rinnovo, ma veramente con piacere, qui veramente scatterebbero veramente degli applausi per questa squadra. Faccio i complimenti a tutti i giocatori, al loro mister, a tutto e a tutto il loro staff, perché vedo che c'è continuità, c'è voglia di fare, e questo mi fa piacere, specialmente il mondo del calcio, questo mondo che in alcune volte, e lo ripeto, non mi piace su alcune cose. Vedo questa società, chiamiamola piccola società, ma che veramente applica un ottimo gioco,
uno, pochi. E poi la cosa ancora che mi fa è anche in affanno non fanno quelle, come dico io, quelle cavolate di atterrare volontariamente il proprio avversario, non lo fanno, ma vanno, no, guarda, mi perderei perché ci sono bene, rinnovo veramente i complimenti a questa squadra, a tutto, perché mostrano un buon calcio. Vabbè, come dico di solito, è tutto qui da parte mia e di tutto il gruppo Radio Carlo. Noi vi auguriamo una buona giornata e un buon inizio settimana. Radio Carro, la radio che spacca. Say that I'm, they know I'm lying, but they stay around.